Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Oggi voglio parlarvi della mia esperienza con Amazon, dunque cominciamo spediti. Vabbè, magari questa battuta potevo evitarla. Sigla! Un paio di premesse importanti. La prima premessa è questa. Quella che vi racconterò oggi è la mia esperienza con Amazon, le parti negative della mia esperienza con Amazon. È ovvio che questa è solo la mia personale esperienza, è ovvio che là fuori ci saranno sicuramente centinaia, se non migliaia, se non milioni di utenti che invece con Amazon hanno avuto esperienze molto positive, così come è ovvio che ci saranno là fuori utenti che hanno avuto esperienze molto più negative. Come ripeto, questa è semplicemente la mia esperienza, in che modo io ho vissuto l'attività di acquisto di materiali con Amazon. Seconda premessa, molto più importante. Come sapete vivo a Siracusa. I Corriere Espressi, per spedire a Siracusa, offrono una tipologia di spedizione per Amazon. Questa tipologia di spedizione si chiama 3-4 giorni lavorativi. È la spedizione di base. Offrono una spedizione un pochino più veloce, che è quella che su Amazon appare sotto il nome di 2-3 giorni lavorativi. Ora, su Amazon la spedizione 3-4 giorni lavorativi è la spedizione di base, spesso è gratuita anche se non hai Prime, perché è proprio la spedizione più economica di tutte. Se hai Prime, generalmente, comunque, Amazon per spedire a Siracusa utilizza la 3-4 giorni lavorativi. O in certi casi, quando sei utente Prime e ti dicono «vuoi riceverla entro la data X, paga 1,99€ per la spedizione super duper extra veloce», a Siracusa, comunque, il pacco ti arriva con la spedizione 2-3 giorni lavorativi. Non abbiamo a disposizione spedizioni più veloci, quindi il tempo medio di attesa per un pacco Amazon a Siracusa è mediamente di 3 giorni lavorativi, che tu abbia il Prime, che tu non abbia il Prime, o che tu abbia il Prime e abbia scelto una spedizione super veloce. Fatta questa premessa, cominciamo. Può succedere, quando acquisti qualcosa su Amazon, che non tutto vada per il verso giusto sin dall'inizio. Purtroppo, essendo una vendita a distanza, può succedere che l'oggetto che ti arriva in casa non corrisponda a quello che hai visto nella descrizione, oppure può succedere che l'oggetto che ti arriva in casa sia stato, per esempio, maltrattato dal corriere. Purtroppo capita. Il problema è quando questa tipologia di piccoli incidenti avviene spesso. Io, per esempio, ho comprato su Amazon la telecamera professionale che utilizzo, la Panasonic HCV750, arrivò con il pacco distrutto e la telecamera all'interno della scatola era stata manomessa, era stata aperta, era cascata la roba fuori. Non è ben chiara la situazione, fatto sta che Amazon mi propose un risarcimento parziale, perché era l'ultima telecamera in magazzino e mi serviva, per fortuna funzionava. Vado a comprare un Amazon Kindle, voglio fare un regalo per il compleanno di mia madre. Mi arriva e il connettore USB non funziona, quindi mi tocca aprire una segnalazione, farmi mandare un altro apparato, questo rimandarlo indietro, finalmente arriva l'apparato funzionante. Vado a ordinare un GorillaPod, non quello originale, cioè cerco un GorillaPod compatibile per poter fare qualche esperimento. C'è un'inserzione che mette a disposizione tre modelli di GorillaPod: un mini intorno ai 12 cm, un medio intorno ai 27 e un maxi da 42 cm. Ordino quello medio, mi arriva quello mini da 12 cm, apro la segnalazione, scusate ma avete mandato il mini. Ah, non può essere, se lei ha ordinato il medio, le è arrivato il medio. Mando la foto, mi faccia vedere dove questo affare è lungo 27 cm. Ah, evidentemente c'è stato un errore, è strano, cosa vuole che sia, va bene, le facciamo la spedizione indietro, glielo cambiamo, mi arriva un altro sempre di 12 cm, rinunciamo all'acquisto, rispediamo indietro. Ordino un monopiede, ne trovo uno molto simpatico, con le parti telescopiche che si bloccano avvitandole, io ne ho uno della Manfrotto con la mollettina, diciamo che costa una trentina di euro, spedizione super duper extra iperveloce con 1,99€, vabbè, mi arriverà sempre in 2-3 giorni, ma diamolo per buono. Ordino questo monopiede, passa almeno una settimana senza nessuna notizia, insomma, contatto l'assistenza di Amazon, Amazon mi mette in contatto con il venditore, perché è un prodotto venduto da Amazon e spedito dal negoziante XYZ, il negoziante scrive in italiano molto ostentato, viene il sospetto, morale della favola, la conferma è quella. Il venditore avrebbe spedito il monopiede da Hong Kong con posta ordinaria senza tracking. E mi lamento con Amazon, alla faccia della spedizione
super duper extra veloce, che se ero a Milano mi doveva arrivare in giornata. Amazon si scusa, prima mi rimborsa l'€1,99 della spedizione, però il giorno dopo mi ricontatta l'assistenza: no, il monopiede deve arrivare entro 1-2 giorni. Questo è stato un errore di Amazon, perché il venditore aveva detto che aveva il magazzino in Italia, quindi noi le rimborsiamo completamente la transazione. Nel momento in cui le dovesse arrivare il monopiede, lei comunque, se vuole, non è obbligato a restituirlo. Almeno un punto a favore, tanto sto monopiede sono passati quasi 3 anni e non mi è più arrivato, per cui non credo nemmeno che lo abbia spedito. E arriviamo all'apoteosi. Fino ad ora vi ho raccontato molto velocemente cose stupidine che mi sono successe su Amazon, ma che comunque portano fastidio. Cerchi di comprare una cosa che ti arrivi in quei 2-3-4 giorni lavorativi, e poi ti tocca andare in posta, rispedirla e aspettare che te ne arrivi un'altra. Ad ogni modo, mentre in laboratorio un PC portatile che deve essere rivenduto è in buone condizioni, è discretuccio, però la batteria è danneggiata. Cerco su Amazon una batteria originale per quel portatile, ne trovo una, costa una 50ina di euro, la ordino, mi arriva molto molto lentamente, perché al di là della spedizione di 3-4 giorni lavorativi l'ordine resta in elaborazione almeno una settimana. Dopo che mi arriva una batteria cinese, di quelle che trovo su eBay a una decina di euro. Vado a controllare l'inserzione, e no, c'è scritto batteria originale. Mi lamento, e il venditore questa volta è italiano, però il venditore all'inizio nega: no, non può essere, le ho spedito una batteria originale. Gli mando la foto, allora mi faccio vedere che questa batteria, in cui l'unica indicazione è made in China, è una batteria originale. Amazon interviene e dice: no, no, il venditore deve mandare quello che c'è scritto nell'inserzione, quindi mi fanno il modulo di reso, il venditore si impegna a spedire un'altra batteria, gli chiediamo di verificare che non ci sia stato un disguido e quindi di mandare una batteria originale, passano altri giorni, mi arriva un'altra batteria cinese. A questo punto riapro un ticket con l'assistenza di Amazon, e no, guardate, allora il venditore ci sta prendendo in giro. Il venditore insiste a dire che la batteria è originale, io ho le foto questa volta anche del pacco prima ancora di aprirlo. A questo punto chiedo al venditore: cortesemente mi fai vedere una foto delle batterie originali che ti ritrovi in laboratorio, così come io ti sto mostrando le mie foto di che cosa mi hai spedito. Nel frattempo Amazon mi fa il documento di trasporto per rispedire indietro questa batteria. Dopo 3 giorni Amazon mi restituisce i soldi e mi dice: abbiamo sospeso il venditore perché altre persone hanno segnalato che questo venditore mandava batterie non originali o altri componenti non originali, facendoli passare per originali, quindi se lei desidera può anche trattenere la batteria. E io la batteria ve l'ho già rispedita. E io a questo punto mi sono risentito non poco, ho detto: non è possibile che ogni volta che compro qualcosa mi tocca rispedirla, mi tocca andare ad aprire un ticket con l'assistenza, mi tocca aspettare il doppio del tempo perché me ne dovete rispedire un'altra, basta. Ho disdettato il Prime addirittura circa 4 mesi prima della sua scadenza, perché a quel punto ho detto: è inutile che continuiamo a perdere tempo, questa per me è una presa in giro. Ho smesso di acquistare cose su Amazon. Quando voglio acquistare cose online le compro su eBay, mi capita di comprare cose su eBay da venditori italiani che trovo alla fine a un prezzo anche inferiore di quello di Amazon, magari anche di pochi euro, però il bello è che diverse volte mi capita di comprare roba su eBay e poi la roba mi arriva con il pacco Amazon, perché sono venditori che vendono su eBay e su Amazon. Ma insomma, questa è la mia esperienza. Io su Amazon ho acquistato cose e più volte mi è capitato di rispedire delle cose indietro perché non corrispondevano alla descrizione, e qualche volta mi è capitato di tenermi delle cose che comunque funzionavano parzialmente o non funzionavano. Per carità, ho anche ordinato della roba su Amazon che mi è arrivata, funziona perfettamente e ce l'ho ancora adesso. La Canon Legria Mini l'ha presi su Amazon alla fine della fiera, quindi comunque non tutto è stato negativo. Però, purtroppo, ci sono state moltissime esperienze negative, anche moltissime piccolezze, che mi hanno dato sempre più fastidio. Io mi sono sentito anche un pochino amareggiato, perché alla fine pagavo l'abbonamento al servizio Prime per ottenere la spedizione che avrei ottenuto gratuitamente anche senza il Prime, quindi per me era anche un modo di buttare soldi, perché non utilizzavo e non utilizzo altri servizi di Amazon, né lo spazio cloud, né la TV, né nulla di questo genere. Quindi alla fine della fiera ho staccato, ho smesso piano piano di acquistare le cose su Amazon e mi sono riportato su altri lidi. Però ripeto, questa è la mia esperienza. Ora sono curioso di sapere qual è la vostra esperienza con Amazon. Voi acquistate cose su Amazon? Acquistate raramente cose su Amazon? Siete abbonati al Prime? Utilizzate altri servizi del Prime? Oppure no? Oppure acquistate su altri posti online, su altri negozi online, e li preferite ad Amazon? Oppure ogni tanto acquistate su Amazon e non avete fatto il Prime perché per 1-2 ordini l'anno vale la pena pagare la spedizione? Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, io sono Grizzly, come sempre vi ringrazio per essere arrivati in fondo a questo vlog. Spero con questo vlog di esservi stato utile, di aver portato un'esperienza, che questa esperienza possa servirvi. Se ci sono riuscito, vi ricordo di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram.
Telegram, magari con i vostri amici che stanno pensando di cominciare ad acquistare le cose online, può essere un punto di aiuto in qualche modo. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E tranquilli, il buon profumo di nuovo iscritto arriva semplicemente iscrivendosi, non c'è bisogno di fare l'abbonamento Prime in questo. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Sono Grizzly, ho concluso, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!